Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di premere il tasto iscriviti e di lasciare un segno di apprezzamento con un mi piace. Grazie per il tuo sostegno. In questi ultimi mesi, l'Italia è stata avvolta da una serie di tragiche vicende, che hanno gettato un'ombra di tristezza su tutta l'opinione pubblica. Questi eventi sono come squarci improvvisi che lacerano il tessuto sociale, lasciando dolore e disperazione dietro di sé. E in questi giorni, le cronache sono intrise di notizie che raccontano di morti inspiegabili, avvenute in maniera improvvisa e crudele. Questi destini inattesi si manifestano principalmente attraverso improvvisi malori, portando via vite inaspettate. E ora, ancora una volta, l'orologio della sventura ha suonato per un'altra vittima. Elisabetta Caon, una giovane di soli 29 anni, è stata strappata alla vita da un'ischemia cardiaca. La sua storia è un doloroso ricordo di quanto sia fragile la linea che separa la vita dalla morte. La spiaggia, di solito luogo di gioia e relax, è stata teatro della sua tragica fine lo scorso lunedì. Era in vacanza in Grecia insieme al suo fidanzato, ma un malore improvviso ha infranto i loro sogni. La corsa disperata verso l'ospedale è stata inutile, e ora ci prepariamo ad accogliere il suo ritorno in patria dall'Ellade. Nel suo paese natale di Resana si terranno i funerali. In quel luogo, dove una volta risuonavano risate e allegria, ora regna il pianto. Il padre, la madre e il fratello si trovano già in Grecia, con il cuore infranto e l'anima carica di dolore. Lascia un tuo commento per fare le condoglianze e sostenere questa famiglia disperata.